Bentornati su Scommesse Matematiche. Ciao ragazzi, ciao. Roulette Karma. E qui ne vado orgoglioso. Ne vado orgoglioso perché una delle cose più complicate in assoluto, in realtà, per quello che riguarda la roulette, è creare un progetto sia di progressione, ma tanto più di un'analisi logica nel capire e nel trovare delle sequenze e delle aree predittive, usiamo questo termine, è il settore delle terzine. Creare quindi un software dove ci sono due terzine in gioco, usiamo questo termine, in modo tale da avere il 95% di possibilità di presa, quello dai nostri test, è stato qualcosa di complicatissimo. Chi segue il canale avrà visto infatti che sono quasi 20 giorni che non pubblico video. Mi siete chiesti il perché, giustamente qualcuno dirà: ma Max ha lavorato come un pazzo giorno e notte per tirar fuori il Roulette Karma. Ci sono delle volte, come è stato per il Quantum Calcio, come per il Quantum Nostradamus, come per il Power Zone, ci sono situazioni dove quando inizi un progetto, ti rendi conto che non puoi più mollarlo per vari motivi, per la sua complessità in primis sicuramente, perché è impossibile su alcuni progetti fare una parte per poi dedicare intanto del tempo a un'altra cosa, sempre di scommesse matematiche. Viene assuefatto in un certo senso da quello che è il progetto stesso, per la sua complessità, per la sua complessità matematica in questo caso. E ti porta via tempo, giorni e notti. Quindi preparatevi a qualcosa di incandescente. Sapete perché l'ho chiamato Roulette Karma? Perché per perdere devi avere proprio il karma che ti va contro. Devi essere proprio una persona che ha combinato qualcosa di brutto, perché se no non si spiega. Non sto scherzando. C'è Maurizio, il buon Maurizio, che in amministrazione, che è la bellezza di una settimana, che mi scrive: ce la farò, prima o poi perderò. Giustamente, perché ogni tanto si perde, no? In tutto. Ora, la cosa bella è quando si perde raramente, chiaramente. E quando, quindi, quando hai l'evento estremamente sfortunato dove il karma ce l'ha con te, ti rendi conto che la cosa non ti preoccupa. Non ti preoccupa perché hai una percentuale talmente alta di win che sei cosciente del fatto che è più che gestibile. Adesso lo andremo a vedere insieme, eh? Andremo a vedere insieme, faremo tutta la procedura, entreremo con la username, con la password e vedremo Roulette Karma. Vi dico fin da subito che lavorando sulle terzine, investiremo sulla terzina, non sul singolo, sui tre singoli numeri. È stato creato il software in modo tale che abbiate la possibilità di spostarvi tranquillamente sia sulla roulette tipica francese per 36, quella con uno zero, tanto più lavorare, scusate, sulla roulette per 30, cioè la Quantum Roulette, la Fireblaze Roulette, cioè quelle col bonus. Ed è stato talmente implementato il software, che mi è costato tempo, tanto tempo, che quando uscirà ad esempio un bonus, voi dovrete semplicemente in un'area inserire il moltiplicatore del bonus e lui farà i calcoli tutti da solo, registrerà i step che avete fatto. È stato automatizzato in una maniera spettacolare. Andiamo avanti, cerchiamo di migliorarci non tanto solo sull'aspetto ovviamente in questo caso gestionale e matematico, ma anche sull'interazione stessa di comodità per chi beneficia chiaramente di progetti come questi. Preparatevi perché Roulette Karma è un must. Ragazzi, è un must. Un bacio. Allora, vediamo un attimino, come al solito, una parte di spiegazione e di interazione e poi faccio
facciamo un po' di, no, di simulazione insieme, vediamo un attimino di capire per quale motivo roulette karma è roulette karma, ok? Allora, facciamo la prima cosa che faccio, come al solito, mi metto qua sotto, mi stringo un pochettino. Io metto la mia da admin, chiaramente. Entriamo. Benvenuto admin, a posto. Ciao. Accettiamo, sempre. Eccoci qua. Volutamente gli ho lasciato lo sfondo bianco, perché mi devono risaltare a livello grafico delle cose, se no non, ovviamente avrei messo qualche altro sfondo. Noterete subito che andremo a fare un'interazione, questa è una per 36, ma se io vado a vai a karma per 30, mi troverò una per 30, se no vado a karma 36. Quindi da qua sapete che se c'è scritto karma per 30 vuol dire che sale sulla 36, chiaramente. Insomma, se voi andate su karma 30, vuol dire che state su karma, qui c'è scritto per 36, vuol dire che state su karma 30. Ok, l'unica differenza che vedrete tra i due, noterete, è quest'area, guardate, karma 30, bonus, dove inserirete il bonus, e i colori. Allora, a livello visivo, noterete che c'è una logica di progressione, in realtà piuttosto banale, molto semplice, volutamente fatta così per un'interazione anche veloce nel momento in cui entrate in una live. Cioè, primi 5 step da 20 centesimi a terzina, ovvero totale quindi 40 centesimi, perché sono due terzine, prima terzina, seconda terzina. Ok? Non mettete win, lose, no. Metterete il numero che è uscito, ok? Fine. Quando arrivate qui, siccome vedrete subito che successivamente cambia il colore a livello ottico, dice: "Ma quanto devo puntare su ogni terzina?" Ah, adesso 40. Ah, adesso 80. Chiaramente la per 30. Allora, ragazzi, quanto paga una terzina alla roulette? 12 volte la posta. Una per 36. Ma quanto viene pagata la terzina con i bonus? Viene pagata 10 volte la posta, di meno. Cosa accade quindi? Accade che chiaramente ci sono delle varianti che vengono inserite sulla progressione, poiché l'incasso diventa minore in attesa che entri un bonus, e questo prevede una anticipazione in alcune situazioni di quelle che sono le rivalutazioni. Noterete comunque che, siccome comunque paga 12 volte la posta normalmente, la cassa a rischio è di 50-80, non è enorme, assolutamente. Parliamo di due terzine. Noterete come molto spesso incasserete 2 euro, 3 euro, quindi è una cassa a rischio estremamente limitata, strutturata addirittura su 18 eventi, quindi con una tutela enorme, ma fatta in modo tale che per la per 36 qualsiasi evento si verifichi, voi creerete comunque un attivo, piccolo, medio o grande che sia. Nella per 30 avrete solamente uno step, che già è il numero di per sé, che è il 17, dove avrete una piccola perdita in caso di chiusura. Ma è voluto, è un ammortizzatore, è un evento di per sé, lo step 17 è estremamente raro. Ma se anche capita che chiudete al 17 e perdete 3 euro, faccio un esempio, non succede niente. È un miracolo, no? Che comunque, meno male. Chiaramente la rivalutazione stessa di una per 30 prevede una cassa a rischio più elevata. Quindi quella è una scelta. È vero pure che mentrate al 12° step con una terzina a 1,60 euro, esce un per cento, insomma, no? Non so 160 euro, ragazzi, però, perché chiaramente dovete togliere gli investimenti antecedenti, piccoli che sono in questa fase, piccoli, ve ne rimarranno 130, facciamo un esempio, ma il bonus, voi mettete il bonus totale, chiaramente il software lo divide per 3, perché il bonus è calcolato sul numero. Il numero è pagato, chiaramente 100 volte, ma voi avete lavorato su una terzina, cioè su tre numeri. Quindi
Quindi chiaramente il software automaticamente vi dirà il netto reale, cioè avete vinto 99 euro, dico una stupidaggine, in realtà viene calcolato a 33, la roulette online e qui ci sarà scritto 33. Lavorare su una terzina a 20 centesimi, si identifica che come prendete 12 volte la posta e non 36 volte la posta, se esce un bonus pagato per 300, in realtà prenderete per 100, questo è ovvio, mi sembra normale. Chiaramente gli introiti diventano molto forti se entra un bonus, questo è chiaro. E entreranno abbastanza spesso perché stiamo lavorando su due terzine. Ok, andiamo avanti. Torniamo un attimino però sulla per 36. Tanta la stessa situazione con quella aggiunta. Come funziona? Questa è l'area iniziale. Allora, qui chiaramente voi metterete i vostri importi di partenza. Sappiamo che i primi 5 step lui lavorerà esattamente sull'importo di base. Io ho messo 0,20, se trovate quella da 0,10 meglio, lo vivete tranquillamente, con 25 euro e 40 centesimi non vi stressate, ma anche con 50 euro non vi stressate. Chiaramente ad aumentare aumentano anche le proporzioni di rischio. Molto interessante il fatto che ci sarà quest'area che regolarmente vi dirà esattamente quello che accade, cioè vi seguirà. Ci sarà scritto qualcosa in base agli eventi che accadono. Bene. Ci sarà un esito finale, dove vi dirà fai un reset. Ci sarà una media degli step, che andremo a vedere qua. Ogni volta che chiudiamo una progressione andremo a fare un reset totale. Nel fare il reset totale qui verrà riportato lo step di chiusura, perfetto, la cassa, il netto che abbiamo vinto e la data, ad esempio, di oggi. La cosa importante è che dopo una ventina di eventi chiusi noterete quanto è essenziale ad esempio la media step, cioè che vi dica ad esempio stiamo intorno al 5,87, che vuol dire che mediamente chiudiamo prima del sesto step, che è fondamentale. Voi dovete partire dal presupposto che noi lavoriamo su due terzine, ora sapete benissimo che chi segue un po' la roulette. A livello puramente di bilanciamento eventi, se io lavoro su due terzine, sto comunque lavorando su sei numeri. Allora, escludiamo un attimo lo 0, 6 numeri su 36 è un sesto. Quindi, mediamente, io dovrei avere una media del 6,0, proprio per un fattore statistico. Sappiamo che non è così, perché c'è lo 0, quindi in realtà sarà del 6,15, 6,13, questo a livello puramente statistico. L'obiettivo del software è dimostrare come sia in grado, dopo chiaramente X eventi, non dopo 4 eventi, dopo X eventi, sia in grado di mantenere questo valore sotto il 6, cioè dimostrare che c'è una logica di presa matematica e non solo statistica in grado di farti chiudere prima di quella che è la media naturale. Questo crea economia. Poi avremo ovviamente l'incasso medio, che ci dirà mediamente ogni volta che chiudi, una volta hai vinto 3, una volta hai vinto 1, una volta hai vinto 5, una volta hai vinto 0,40, una volta hai vinto 90 centesimi di media. Cioè noi sappiamo ad esempio che un euro di media. Noi sappiamo che con 50 eventi chiusi noi andiamo a recuperare già la nostra cassa. Evento questo, ribadisco, rarissimo. Va da sé che se dopo 30 eventi vi capita già l'evento sfortunato perché il karma ce l'ha con voi. Basterà chiaramente lavorare per 40 centesimi, ad esempio non da 20, per una decina di eventi, già recuperare comunque ad esempio il 50% di quella fase debitoria, mi tornate in attivo, mi tornate a 0,20 centesimi e mi tornate a fare progressione. Quindi con un po' di astuzia, un po' di logica, veramente questo software è in grado di fare miracoli. Ora, come si inizia? E poi adesso facciamo subito delle simo, come le chiamo io, simulazioni. Metteremo qua semplicemente i numeri che escono. Cosa gradita? Lui, oh, ascoltatemi, è importante, prima del giro numero 8 non vi darà mai, mai una sequenza. Ok? Lui ha bisogno almeno di 8 numeri per darvi una sequenza. Almeno, se la sequenza in 8 numeri non si verifica, vi chiederà il nono numero. Il decimo numero, quindi decimo giro, l'undicesimo giro e così via, fino a che non si entra. Va bene? Questo fa sì che se voi entrate in una roulette live potreste tranquillamente intanto caricare gli ultimi sei numeri che appaiono in basso. Non vi dico sette perché all'ottavo potreste entrare,
Mettete che ne caricate per forza gli ultimi 7, nel tempo che li caricate, intanto la ruota gira, esce un altro numero e dovreste entrare, non fate in tempo a scriverlo, non ve ne accorgete, non avete il tempo di giocare sulle due terzine. Sbagliatissimo, quindi consiglio, caricate sempre gli ultimi 6 numeri usciti, ok? Nel modo tale che nel momento che caricate queste, intanto il croupier fa girare un'altra volta la roulette, inserite anche il settimo, da quel momento state attenti a court e ovviamente attendete l'ottavo giro che potrebbe essere già un giro di inserimento terzine, ok? Oppure se non è così, come io ho detto, andate avanti in progressione. Una volta che entrerete, lui vi dirà ok, entra nella progressione, qui appariranno chiaramente dei numeri 1, 2, 3, 34, 35, 36, sono due terzine, no? La 1, la 2, la 3, la prima e l'ultima. Andrete a puntare i vostri 20 centesimi sulla terzina 1, 2, 3, cioè sulla prima terzina, e sulla dodicesima terzina. E vi sposterete qui, in attesa del responso del numero che uscirà, e lo inserirete qui. Se avete vinto, chiaramente, lui vi dirà l'importo di vittoria, farete un reset totale. Ora, oltre al reset totale esiste un altro reset che è un reset dati. Ora, è un evento che a me e Maurizio e Vincenzo e Mauro e Mimmo ci è capitato fino adesso 2 volte. Ma parliamo di centinaia e centinaia e centinaia di eventi. Cioè, di arrivare senza che entri una combinazione, vedete qui sotto? Se io mi sposto qui con la rotellina del mouse. Vedete qua, giro 20, se io mi sposto anche qua, lui sale, sale, sale. Perché questo? In modo tale che voi avete sempre... Anzi, facciamo adesso una cosa un po' più carina. Ecco, ve l'allargo così. Ecco, fino al giro 42, dopodiché lui si blocca. Quando arriva al giro 42 e non è entrato una benedetta combinazione da me studiata, complicata, poi vi accenno perché è complicata. E chiaramente qui vi dirà, effettua un reset dati. Cioè cancella tutta sta stringa, quindi clicchiamo qua, tac, si cancella tutto, si ripulisce e si rinizia. Automaticamente invece quando andiamo nello sviluppo della progressione e chiudiamo, poi faremo un reset totale, chiaramente si ripulirà tutto, fatta eccezione di quest'area, che per mia scelta non l'ho voluta resettare, cioè se no ogni volta dovesse scrivere, allora rifacciamo 0,20, no. Teoricamente se voi mi partite con 0,20, faccio un esempio, non penso che dopo 20-30 eventi cominciate a lavorare a 0,10 o a 0,50. Mi mantenete quella il giorno che decidete, perché avete una cassa più forte, corposa, perché volete recuperare qualcosina, di fare uno 0,40, scrivete 0,40 e mi iniziate la progressione a 0,40. Quindi questa ve l'abbiamo lasciata chiaramente free, non resettabile, volutamente. Questo è l'imprinting, la logica del software. Ora, ma come nasce la combinazione logica di questo software? Noterete molte volte che nell'inserimento, casomai al giro 12 vi fa entrare, noterete che vi dirà quindi qual è questa terzina e qual è questa terzina. Ok, niente di che. Eppure direte, e vabbè, ma c'erano almeno tre terzine che non sono mai uscite, perché mi fa lavorare su quella terzina dove un numero qua, ad esempio, è già uscito? Perché non si lavora sul concetto basico. Vabbè, fammi puntare su una terzina che non è mai uscita. Non vuol dire niente. Scusate, sono minchiate. Ci sono state situazioni per quale delle terzine non sono entrate per 30-40 eventi, cioè, voglio dire, non c'è senso. Anzi, bisogna invece lavorare e strutturare il concetto su una diversa forma di approccio, cioè non certo su quella dove escono i numeri a valanga, perché prima o poi finiranno, è un fattore di equilibrio, non certo su quella dove necessariamente non sono mai usciti, bensì su una combinazione incrociata orizzontale e verticale di una immaginaria griglia da me creata dei numeri, per la quale i numeri antecedenti e successivi, attenzione, non io il 26, il numero antecedente il 25 e quell'altro il 27, il post, no! I numeri da griglia, intesi come la griglia stessa di dove andiamo a investire, ovviamente, quindi terzina precedente e terzina successiva, abbiano dei valori o non abbiano dei valori, quindi non si guarda solo la terzina in quanto tale, ma anche tra virgolette, le terzine vicine, ultima e penultima, prima e seconda, dopo, quindi molto ampio, tutte
tutti questi numeri incrociati creano delle aree effettivamente, come si dice in Spagna, limpie, pulite. Scusate, aree pulite, aree non terzine, assenti. Quelle aree sono esattamente il nostro target. Quindi a volte vi capiterà per assurdo che vi farà investire su delle terzine dove almeno uno, due, anche tre numeri già sono usciti nella vostra collezione. Eppure sarà l'arma vincente. Sappiamo che dobbiamo creare quindi un meccanismo che va oltre la logica statistica di una terzina assente, perché se fosse così noi saremmo tutti ricchi. Basterebbe lavorare dopo 40 giri su una terzina che non è mai uscita e vabbè, mo esce. No! Non funziona così. La roulette deve essere vista sotto vari aspetti. Il roulette karma viene visto sotto vari aspetti. Un aspetto chiaramente statistico numerico dei numeri che escono, ci mancherebbe, se no non ve li farei caricare. Un aspetto geometrico, ci mancherebbe. Un aspetto di incognite di secondo livello, x2 più x più 1 in questo caso, una piccola quindi equazioncina con incognita di secondo livello, che è fondamentalmente l'incognita di un'area assente associata alla sua potenza di aree vicine. E lì entriamo in un altro campo, il campo a me che a me piace, che effettivamente non ho fatto altro poi che dimostrare anche in amministrazione come, se lavoriamo su delle terzine assenti, otteniamo questo. Se lavoriamo su queste logiche matematiche basiche, ma complesse ovviamente poi, perché sono varie logiche matematiche integrate, i risultati sono ben diversi. Sono fondamentali, sono quelli reali, sono quelli funzionali, ok? E su questo non mi potete che dare ragione, perché sapete benissimo che lavorare su dei ritardi e basta molte volte non porta da nessuna parte. Quindi bisognava chiaramente trovare una soluzione differente, motivo per cui, ribadisco, sono quasi 20 giorni che non esce il video. E adesso capite il motivo, perché ovviamente ci sono tanti fattori che devono essere studiati. Chiudiamo, prima di andare subito nell'area, in questo caso, di caricamento dati con dei numeri che escono veramente, un attimo sulla karma per 30, dove appunto è la stessa identica totale situazione. Ricordiamoci che nel momento in cui, ad esempio, stiamo al terzo step ed esce il vostro numero e oltretutto avete la sorte a favore, il karma a favore, che esce anche un bonus, voi metterete qui il numero che è uscito, lui da solo capirà che è il numero che fa parte chiaramente di una delle due terzine, vi dirà hai vinto. A quel punto, dopo che ovviamente lui dirà hai vinto, non farete altro che andare qui ed inserire il moltiplicatore. È uscito un per 50, è uscito un per 300, state sulla Fireblaze che esce di tutto, è uscito un per 114, voi lo scrivete e lui immediatamente qui, che la cella cambierà anche colore a livello di impatto chiaramente, qui vi dirà il vero importo incassato, tolti chiaramente gli investimenti dello stesso step, quelli antecedenti, qui ci sarà l'importo, reset e avrete l'importo, ok? Questa è l'interazione del roulette karma. Adesso, come concetto chiaramente, adesso torniamo sulla per 36, andiamo a vedere insieme effettivamente cosa ci combina roulette karma. Ok, siete qua, perfetto, ci siamo. Adesso, come al solito, io per comodità, per evitare di far sì che abbassa il file, metti la roulette, leggi il numero che esce la roulette, rialza il file, inserisce il numero. Dividiamo lo schermo a metà, va bene? Allora, ho scelto questa roulette, molto interessante a mio parere, perché più che altro gli ho messo l'impostazione modalità turbo, nel senso che ci dice all'istante il numero che esce, quindi evitiamo di, ok, se no facciamo notte. Lavoreremo a 20 centesimi, qui c'è il pezzo da 10, ci cliccheremo due volte e investiremo sulla nostra terzina, va bene?
Per far ciò, quindi adesso cosa faccio? Così rivediamo anche un po' di trucchi del mestiere. Per dividere lo schermo a metà, chiaramente si rimpicciolerà tutto, adesso metteremo poi a posto chiaramente le aree. Pulsante Windows, tenete spinto il pulsante Windows, freccetta verso sinistra e guardate cosa succede. Pulsante Windows, accetta verso sinistra, oh, clicchiamo, va diviso questo a metà, clicco qua sulla roulette e c'ho l'altra metà. Ora, ah, già è meglio. Ora chiaramente noterete che però qui c'è un piccolo problema in questo caso, e cioè che non vediamo quando escono i numeri. Quindi andremo un attimino qua sotto, rimpiccioliremo non di tanto, ecco, quest'area, perché? Perché tanto appena lui ci dirà che è uscito un numero, in questo caso qui apparirà un numero, qui cambierà il colore con la scritta, ce ne rendiamo conto, allarghiamo un attimo sta scritta e vediamo che è successo, ok? Tutto qua. Ma questo per comodità e per celerità, se no ragazzi facciamo notte, non sarebbe il caso. Poi dopo prendiamo, come al solito, da una live, andiamo a prendere i numeri che sono usciti da una live a casaccio con degli screenshot, ta, 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 e li andiamo a caricare. In modo tale, no? Che sappiamo che funziona uguale a una simulazione. Qui un po' di pubblicità come al solito, vabbè, è normale che sia così. Ora cominciamo. Io mi pongo qua. Adesso, in questa situazione specifica, noi non abbiamo una storicità di numeri, ragazzi, giusto? Non ce li abbiamo. Dobbiamo per forza di cose fare girare, però vi dico che è una cosa molto veloce. Caricheremo fino al sesto numero anche a coppie, 2, 2, 2, 2, poi andremo con calma. E vediamo quello che accade. Ci siamo? Aspettate, mettiamo un po'. Tanto ci dovrebbe. Questa è in italiano poi, quindi dovrebbe parlare. 33, nero, dispari. 19, rosso, dispari. Semplice, no? Ok, andiamo avanti. 33, nero, dispari. 8, nero, pari. Benissimo. 25, rosso, dispari. 25, rosso, dispari. Già abbiamo due coppie, eh? Già abbiamo due coppie, già 33, 33, 20. Vedete come si fa allora a dire c'è una terzina assente, mo esce? No, perché escono dei numeri anche a ripetizione, su 30 numeri è capace che il 33 esce 4 volte e questo fa sì che salti il concetto del ritardo, cioè bisogna un attimino ragionare in modo diverso. Andiamo avanti, adesso ne carichiamo uno, stiamo al giro 7. 17, nero, dispari. Vediamo se misteriosamente riusciamo già a entrare. A volte si entra tra l'ottavo e il quattordicesimo giro, tempi più che normali, a volte bisogna attendere un po' di più, ma noi dobbiamo ragionare e impostare il nostro approccio alla roulette in maniera professionale. Se dovete attendere 7 minuti, 3 minuti o 10 minuti per entrare o 30 secondi, dovete attenderli. Potete, se no, puntate a casaccio, ok? 24, nero, pari. 24. Vedete, non è cambiato nulla. Dobbiamo aggiungere un numero per volta. 19, rosso, dispari. Andiamo avanti fino a che non entriamo. 33, nero, dispari. 0. Trentaquattro, 34, rosso, rosso, pari. pari. 25, 25, rosso, rosso, dispari. dispari. 3, 3, rosso, rosso, dispari. dispari. Vedete? Ve l'ho detto, questa è una media, non vi sto raccontando niente di strano. Ma andiamo a vedere quali sono i numeri a questo punto. I numeri in questione, allarghiamo la schermata. Oh, in questo caso non capiterà anche abbastanza spesso che vi associerà le terzine. Non capiterà sempre, a volte vi darà la prima, la terzina con l'ottava, a volte la quinta con la dodicesima, ok. Ma molto spesso, proprio per una sequenza logico-matematica, vi accorperà le terzine, ove sia possibile. In questo caso lavoreremo sulla terzina che inizia col 10 e la terzina che inizia col 13, ok? Torniamo qua. Terzina che inizia col 10, 20 centesimi. Terzina che inizia col 13, 20 centesimi. Vedete che poi
una sestina anomala, perché la sestina sarebbe 1,6, 7, 12, 13, 18. In questo caso sì, è una sestina, però non come la conosciamo noi, no? Prima, seconda, terza, quarta sestina. È una sestina che è tra la seconda e la terza in questo caso. Questi sono i numeri. Ci spostiamo qui, chiaramente, e diamo il responso di quello che il nostro software ci ha detto. 17, nero, dispari. Ci siamo? Fino qua? Andiamo avanti. Chiaramente una luce. 20, nero, pari. Ci siamo? Qui vi mette la somma totale che fino adesso avete investito. Inizialmente avete investito 40 centesimi, 20 più 20, poi ne avete fatti altri 20 e 20, secondo step, in totale, non vi metterà 40 centesimi perché lo sapete, c'è scritto qua, mi metterà in totale fino adesso quanto avete investito, 40 qua e 40 qua, 40 qua e 40 qua, state a meno 80. Adesso reinvestiamo qui, andremo a meno 1,20 perché ne investiamo altri 40 di centesimi. 30, rosso, pari. Uno, Vedete? Andiamo avanti. Ci rosso, dispari. siamo? 24, nero, pari. Cambia di colore. Quindi non lavoreremo da 20 e 20, ma da 40 e 40. Non faremo altro che fargli un raddoppia. Non dovete stare nuovamente a ripuntare o 10, 20, 30, 40. No, 20 già le ha memorizzate. Siccome vi chiedi di lavorare da 20 a 40 a terzino, basterà dirgli, ok, quello di prima moltiplicato per 2. 16, rosso, pari. Zero, Andiamo avanti. sette, rosso, dispari. Vedete? 0,8. Quindi non faremo che altro che dirgli da 0,40 raddoppiamo, facciamo 0,8 e 0,8. 22, nero, pari. 14, 14, rosso, rosso, pari. pari. Hai vinto. Abbiamo vinto 2 euro. Andiamo qua. Esito finale, vedete, hai vinto, effetto il reset totale, chiaramente. Reset totale. Abbiamo chiuso al decimo step, ed è raro, ma adesso lo vediamo, ed è raro. Subito con 2 euro. Ragazzi, stiamo lavorando su terzine da 20 centesimi e ci siamo messi in tasca 2 euro. Arriviamo a 10 euro, dai, vediamo quanto tempo ci mettiamo. Ci riposizioniamo qua, lui, abbiamo fatto il reset, ha ripulito tutto quanto. L'incasso medio chiaramente è di 2 euro, la massima vincita ottenuta è di 2 euro perché abbiamo fatto una volta sola. Ci riposizioniamo così e andiamo avanti. Adesso carichiamo nuovamente dei numeri. Potreste tranquillamente caricare gli ultimi 6 numeri con cui avete giocato. Perché sono sequenze differenti, le abbiamo utilizzate per quest'area, non per questa. Questo per farvi guadagnare tempo. Anche quando chiudete, voi potete tranquillamente prendere gli ultimi 6 numeri che sono usciti, reinserirli dentro l'area dei dati e aspettare il settimo e l'ottavo. Quanto tempo guadagnate? Tantissimo, quindi non mi dite che c'è stata mezz'ora, insomma, che non ci credo. Adesso però evitiamo, perché io manco ci vedo con tutto rimpicciolito, carichiamo velocemente altri 8 numeri. Ok, sarò veloce. 1, rosso, dispari. 35, nero, dispari. 28, nero, pari. 5, rosso, dispari. Ho commesso l'errore di continuare a puntare, quindi non guardate qua, perché ovviamente lui non gli ho detto smetti di puntare, adesso facciamo perché sennò annulla tutte le puntate, perché lui intanto sa puntare 20 centesimi, chiaramente, giustamente. Non mi ha avvertito, non gli ho detto di non ripuntare, lui continuava a ripuntare. Ok, andiamo avanti. 28, nero, pari. 12, rosso, pari. 36, Ecco, carichiamo il settimo. rosso, pari. Con calma. 6, nero, pari. Ok, andiamo avanti. 4, nero, pari. 1, rosso, dispari. 8, nero, pari. Ora, come vi fa a far entrare un software intelligente con 6418? Cioè, che dati ha, ad esempio, come ultimi 4? A che serve?
Quale logica ti fa capire quali possono essere le altre? Calcolando che è uscito comunque sempre nella prima dozzina, anche qui un 12, un 5, un 1, poi 2,28. Cioè, che deve fare sto poraccio? Niente, abbiate pazienza. 26, nero pari. Già, vedete? Investi! Vediamo un po' che numeri sono usciti, dai. Oh, ci rimette nuovamente due terzine vicine, 19, 20, 21 e 22, 23, 24. Ok? 19, 20, 21, i nostri 20 centesimi vanno qua e 22, 23, 24. Ecco fatto. Ci rispostiamo qui e diamo il responso. Semplice, ragazzi, però, dai, 9, rosso, dispari. eh. Avanza, chiaramente c'è scritto. 32, rosso, pari. 31, nero, dispari. 30, rosso, pari. Oh, ci manca cash il 29, stiamo a fare, no, 32, 31. Come strana la roulette. 17, nero, dispari. 34, rosso, pari. Attenzione, qui avrei dovuto raddoppiare, io adesso lo sto facendo chiaramente per... Vabbè, chiaramente. Tanto lui lo sa che stiamo raddoppiando. 8, nero, pari. Andiamo avanti. 6, nero, pari. Riraddoppiamo. 16, rosso, pari. 10, nero, pari. 21, rosso, dispari. Hai vinto. Ora chiaramente, questa è importante sta cosa, andiamo a vedere, abbiamo vinto, ok? Abbiamo vinto solo 40 centesimi. Perché? Perché siamo andati a vincere in una fascia che è la 9, la 10, la 11, vedete i colori? Da 0,80, che è il terzo evento. Immaginate se avessimo vinto qua, la somma sarebbe stata molto più corposa perché non avremmo investito questi, ok? Quindi poi subentra anche un po' la situazione per la quale se chiudo qua è meglio che chiudere qua, se chiudo qua è meglio che chiudere qua, se chiudo qua è meglio che chiudere qua e così via. Reset totale, noi già siamo a 2,40. La media step è del 10,50, ma è normale ragazzi, dopo due eventi, vediamo un po' se piano piano questa media step scende, ok? Torniamo sulla nostra roulette e ricominciamo a caricare 8 numeri. 27, rosso, dispari. 30, rosso, pari. 19, Sarò veloce, non la faccio parlare la signorina. rosso, dispari. 3, rosso, dispari. 15, nero, dispari. 17, nero, dispari. Settimo giro, ne carichiamo uno. 18, rosso, pari. Andiamo a vedere da questo momento in poi cosa accade. 31, nero, dispari. 12, Attendiamo. rosso, pari. 18, rosso, pari. 18, rosso, pari. Entriamo, entriamo, entriamo. Sempre associata, in questo caso è un po' di fortuna, tra virgolette, la terzina 25 e la terzina 28. La terzina 25 e la terzina 28. Mettiamoci 20 centesimi, no? E iniziamo. Ci spostiamo qua e andiamo avanti. 6, nero, pari. 24, Ripuntiamo. nero, pari. Ripuntiamo. 6, nero, pari. Taglia questi numeri a doppione. 18, 18, 6, 6. È la roulette. 3, rosso, dispari. Guardate un po'. 20, nero, pari. Raddoppio. Vedete cambiato di colore? Siamo nella fase, controllate sempre, 20, nero, pari. eh. Ma guarda un po', 20, 20. Quando capitano queste situazioni ci vuole un grande ammortizzatore. E se lo studio è stato fatto bene, da qui a poco comunque noi vinciamo. Andiamo avanti. 24, nero, pari. Ancora 0,80.
8, nero, pari. Nuovamente allo step 9 raddoppiamo. 10, nero, pari. Andiamo avanti. 25, rosso, dispari. Hai vinto. E abbiamo vinto 2 euro. Apriamo. Reset totale. Benissimo. Vi posso garantire, ma lo vediamo comunque, che stiamo fuori media. La media dovrebbe essere intorno al 6. Stiamo vivendo una situazione un po' sfigata, tra virgolette, perché poi fino a prova contraria siamo entrati abbastanza velocemente e già ci siamo messi con 20 centesimi con 3 chiusure, con una start di 20 centesimi su 2 terzine stiamo guadagnando 4,40 euro. Andiamo avanti e poi fra un po' passiamo con gli screenshot sulla live, ok? Va bene, allora andiamo avanti, ricarichiamo. Facciamo così, cancella tutto quello che ho. Ricarichiamo 8 numeri in questo caso. 3, rosso, dispari. 17, nero, dispari. 14, rosso, pari. 27, rosso, dispari. 20, nero, pari. 31, nero, dispari. Ok, da questo momento con calma carichiamo. Facciamo finta che avete caricato subito gli ultimi 6 numeri che c'erano lì in bella visione. Carichiamo gli eccessivi. 17, nero, dispari. Carichiamo i successivi. Non parlo sopra la voce della ragazza, sennò la voce mia non si sente. 3, rosso, dispari. Siamo arrivati all'ottavo giro, non ci dice nulla. E come al solito, giro per giro, andiamo a caricare l'area dati. 20, nero, pari. 9, rosso, dispari. 32, rosso, pari. 29, nero, dispari. 16, rosso, pari. 11, nero, dispari. Una stringa un po' più lunga, ma non ci sono al momento condizioni logico-matematiche. 3, rosso, dispari. 19, rosso, dispari. 26, nero, pari. 34, rosso, pari. 23, rosso, dispari. Andiamo avanti. 33, nero, dispari. Voi potreste in qualsiasi momento fare un reset dati e riniziare, attenzione, questo è chiaro, però non ha senso, insomma, ci siamo, andiamo avanti. 24, nero, pari. 26, nero, pari. 24, nero, pari. 5, rosso, dispari. 19, rosso, dispari. Oh, dopo tanto peregrinare ci ha fatto entrare. Scusate la... 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terzina 13, terzina 16. Ok. Terzina 13. Terzina 16. Beh, una sestina naturale da 40 centesimi fondamentalmente. Ok? No, da 20 e da 20, sono due terzine chiaramente. Andiamo avanti, ci spostiamo qui. 36, rosso, pari. 9, rosso, dispari. 1, rosso, dispari. 25, rosso, dispari. 26, nero, pari. Raddoppio. 27, rosso, dispari. 25, rosso, dispari. Oddio, è iniziata la serie dei famosi 21-29 che racconto sempre, ogni tanto succede, nelle live succede spesso. 8, nero, pari. Raddoppio. 1, rosso, dispari. 21, rosso, dispari. 29, nero, dispari. La serie dei 20. Raddoppio. 21, rosso, dispari. Questa è a prova di bomba, perché questa serie è maledetta. Molti utenti se ne sono accorti, succede anche nel live, non si sa per quale motivo.
questo software è in grado in realtà di tamponarla verso la fine. 34, rosso, pari. 13, nero, dispari. Hai vinto! Chiaramente, come al solito, abbiamo preso però l'ultima delle tre fasce, non abbiamo vinto tanto, ma abbiamo protetto il nostro capitale. Reset. 4,80. Ricominciamo. Facciamo l'ultima e poi passiamo direttamente agli screen, ok? Ci siamo? Andiamo avanti. Carichiamo altri 8 numeri. Facciamo prima così. Clicco da qualche parte, cancella, puntate, via. 27, rosso, di 28, nero, pari. 26, nero, 23, rosso, dispari. Continua la sequenza dei 20, quella famosa che vi dicevo. 31, nero, di 34, rosso, pari. 21, rosso, dispari. Pazzesco, quando è così, eh? 24, nero, pari. Andiamo avanti con calma, eh? 9, rosso, dispari. 4, nero, pari. 9, rosso, dispari. 9, rosso, dispari. Che sequenze. 15, nero, dispari. 9, rosso, dispari. Wow. 27, rosso, dispari. Entriamo finalmente, che è successo? Qui è qua che entriamo. Oh, con la prima e la dodicesima, ecco, 1, 2, 3, 34, 35, 36. 20 centesimi su questa terzina e 20 centesimi su quella... Quindi ci fa lavorare sugli estremi in questo momento. Benissimo. Devo dire, però, il 34 è riuscito, però, insomma, effettivamente è abbordabile. C'era sicuramente qualche terzina assente, ma lui ha lavorato su queste. Andiamo qua. Cominciamo. 30, rosso, pari. 5, rosso, dispari. 16, rosso, pari. 11, nero, dispari. 23, rosso, dispari. Passiamo a 0,40. Raddoppio. 14, rosso, pari. 3, rosso, dispari. Hai vinto! 1,20 euro. Ottimo! Effetto e reset totale. 6 euro. Qual è la nostra media di incasso lavorando da 20 centesimi? 1,20 euro a chiusura. Questa è la nostra media. Che, scusate, è tanto. Ma è tanto. Ok, come si dice? Pausetta, andiamo a prendere poi in diretta uno screenshot, così lo vedete proprio a caso, i numeri che sono usciti nella realtà e vediamo che succede. Allora, ci troviamo in questo momento sul casinò Malta, ok? Un casinò reale, insomma, va bene? Adesso io che vado qua su, se non ricordo male, qua su statistiche, sì. Ultimi 500 numeri, perfetto, qui ce li abbiamo tutti. Adesso facciamo degli screenshot, poi dopo chiaramente lo ingrandiamo lo screenshot, così abbiamo tutti i numeri a disposizione. Facciamo che scorriamo un pochettino verso giù, ok? Usiamo il nostro screen presso in questo caso. Cattura una regione, va bene, aspettate che sta modificando. Facciamo così, ok, cattura questa regione, benissimo, l'abbiamo salvata, andiamo avanti. Allora, è arrivati qua, a questa fascia qua, del 20 e qualche cosa, saliamo un pochettino, 20 e qualche cosa, saliamo un po' troppo. Vabbè, prendiamola da qua, un'altra screenshotata, la facciamo. Ce l'apre, cattura una regione, chiaramente quando c'è stato lo screenshot lui si blocca, la live si blocca un attimino, via, ok. Sì, va bene, 28, 17, ce li metteniamo come memoria, scorriamo un altro po', così ne prendiamo altri, ecco,
Prendiamo quest'altri. Abbiamo finito, eh? Cattura. Prendiamo sta parte. Perfetto! Ecco qua, è andata quello che volevamo, è stato fatto. Benissimo. Arrivederci e grazie. Oh, benissimo, fammi adesso ho chiuso tutto qua, così facciamo le cose fatte bene. Ecco, sì. Adesso abbiamo preso questi dati, giusto? Io mi rimetto un attimino qui al mio angoletto. Andiamo ad aprirli e ce li mettiamo qui in modo tale che li vediamo. Dallo screenshot più vecchio, chiaramente. Quindi reale, era una roulette normalissima, quindi questo era il primo, quello più vecchio, poi a salire, ok? Oh, adesso io farò una cosa molto semplice, come ho fatto l'altra volta. Vedete questi numeri? Ecco, io ve li metto qua, in bella sovraimpressione. Fate uno screenshot, così io poi li sposto da qui sull'altro monitor, se no stiamo sempre al solito problema. E vi dico esattamente la sequenza che esce, però per correttezza voi vi siete fatti anche uno screenshot, in modo sapete che quello che poi vi dico è quello che è regolarmente uscito. Fatto? Ok, mi sposto. Aspettate, rimpiccioliamo un attimino. Me ne metto di qua, ce li ho in bella vista pure io. Ok, allargo lo schermo. Oh, allora. Se noi fossimo entrati, no, in quel momento gli ultimi 500 numeri, cosa sarebbe accaduto? Ricordiamoci che noi eravamo arrivati qua. Ah, un'altra cosa, ragazzi, voi qui potete tranquillamente cancellare tutto. Se avete necessità, commettete un errore e volete cancellare questa stringa, la cancellate. Ok? Vi l'abbiamo lasciata volutamente open, libera. Ok, andiamo avanti. Partiremo da qua, chiaramente. Andiamo a caricare quei numeri che sono usciti. 7. 8 numeri veri, se stavate in quel momento su quella roulette, quello sarebbe accaduto. 22, 35, 6, 34, con calma adesso, 18, 14, niente, 34, niente, 12, niente, 1, 5, 36, 32, saremmo entrati. Dove saremmo entrati? In questa sequenza. 32, eccolo qua, vediamo un po'. 36, 32, me la sto cercando fino qua. Benissimo. Saremmo entrati nella sequenza terzina 25, 26, 27, terzina 28, 29 e 30. Andiamo a dire quello che sarebbe accaduto dopo la stringa 5, 36, 32. Ve lo dico pure a voi così l'andate a ritrovare. Sarebbe uscito un 16, un 21. Un 12, un 18, ancora un 16, raddoppio e sarebbe uscito un 28. Bello. Oh, hai vinto 2 euro. Reset totale. Paffate, eccola qua. Vedete, in realtà già se andiamo più verso le tendenze reali, quelle meno. Io ve l'ho fatta fare la roulette, quella automatica, tanto per farvi capire meglio come funzionava. La questione fondamentalmente. Allora, adesso carichiamo dopo il 28, il 36, anzi noi potremmo adesso fare quello che vi ho detto prima, potremmo prendere gli ultimi 6 numeri che erano usciti, torniamo indietro, partiamo quindi dal 28, torniamo indietro, partiamo dal 32, che erano i 6 numeri che erano usciti, tanto li abbiamo utilizzati qua ragazzi, possiamo ricaricarli, quindi quanto tempo guadagniamo nella live che andiamo a riprendere gli ultimi 6 numeri? Tantissimo, 32. 24, 21, 35, 30, 28 con cui abbiamo vinto, 36, 36, non ci dice niente, 32, niente, 8, niente, 5, 12, 29, 2, 15, entriamo. Sul 29, 2, 15 entriamo. Ci mettiamo qua. 29,
avanti, no? Meglio 15, io mi ci sposto col mouse per ricordarmi dove mi trovo, sennò mi perdo. Ci fa lavorare sulla terzina 22, 23, 24, terzina 25, 26, 27. Ok, è uscito, dopo il 15, è uscito un 34, un 11, un 36, un 16, un 34 ancora, raddoppiamo, è uscito un, scusate, un 3, è uscito un 30, 6, raddoppiamo, 28, mi sposto un tanto col mouse per ritrovarmi i numeri, sennò poi mi perdo, 9, 29, raddoppiamo, 10, 23, fine, 3,60 euro, col numero 23, 10, 23, ok? Col numero 10, 23. Benissimo, torniamo qua, vado un attimino a ritrovare il 1023, 23, torno indietro, prendo gli ultimi sei numeri, 1, 2, 3, 4, 5, parto dal 6, 6, 28, 9, 6, 28, 9, 29, 10, 23 con cui abbiamo vinto, 1, 30, 14, 6, ci spostiamo sulla riga successiva, tanto avete fatto lo screenshot, quindi sapete di che cosa parlo. 2, 1, 21, 1, 34, 7, entriamo tramite l'1, 34, 7, entriamo, ci spostiamo qua, 1, 34, 7, dove investiamo? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ribadisco, occasionalmente ve le smista le terzine, eh? Ok? Quindi non c'è una logica sulla sestina, non serve a niente. Allora, il primo numero che è uscito è il 15. 33. Vedi, avanza una progressione. 33, fine, vinto, 1,60€. Questa è stata proprio tac tac. 15, 33, ci ha permesso subito di chiudere. Track, via. Oh che bello, si sta abbassando la media step, quello che volevamo. Adesso andiamo a caricare, 15.33, i sei numeri già usciti, 2, 4, 6. Allora partiamo dal 21, 1, 30, oh, questo è reale ragazzi, 34, 7, 15, 33 con cui abbiamo vinto, 27, ancora 15, 3, 11, andiamo alla riga successiva, 21, 16, 2, 27, 29, perché abbiamo baccato la stringa un po' lunga, 4, 21, 33, 35, 32, oh, un po' lunga però ragazzi, dobbiamo fare, 35, 32, ok, ci spostiamo qua, 35, 32, che adesso la ritrovo, 33, eccola qua, perfetto, andiamo avanti, terzina 13, 14, 15, terzina 16, 17, 18. Allora, dopo il numero 35 e 32 è uscito l'11, avanza nella progressione, 29, 14, un'altra ora e 20, tracchete, questa è una realtà, ok? Tramite il 14, 15, 11, 29 e 14 ci hanno portato in chiusura, 11, 29 e 14, via. Andiamo qua. Andiamo un po' avanti, dai. Eravamo arrivati a 14, prendiamo gli ultimi 6 numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benissimo, partiamo dal 33. Quindi 33, 35, 32. Guadagniamo un sacco di tempo, ragazzi. Invece di prendere tutti 8 numeri nuovi, insomma. 11, 29, 14 con cui abbiamo vinto. Andiamo avanti con il 7 e il 30. 7 e 30. O entriamo immediatamente. Ecco, anche questo capita, insomma, no? Fortunatamente entriamo immediatamente col 7 e il 30, ci spostiamo qua, queste sono le due terzine, allora 14, 7 e 30, tutto a posto, andiamo avanti, 31, 11, 26, fine, ho rivinto, 1,20€, guardate un po', secondo step, terzo step, terzo step, quindi tramite il 31, 11, 26 ho chiuso, via.
31-11-26, eccolo qua, riprendiamo gli ultimi sei numeri, lo sappiamo, 2, 4, 6, quindi partiamo dal 14, 14, 7, 30, 14, 7, 30, mamma mia che spettacolo, 31, 11, mi galvanizzo anch'io a volte, 26, 20 con cui avevamo vinto, 27, 15, entriamo subito, meno male. Oh, guardate un po' queste due terzine. Che è successo? 4, 5, 6 e la terzina 22, 23, 24. Ha smistato le carte. Perché? E ci sarà un motivo. Andiamo a vedere perché. Allora, 26, 27, 15. Lavoriamo sulla 4, 5, 6 e sulla 22, 23, 24. Ci mettiamo qui. E andiamo avanti. Allora, 9, 28, 8, 27. 30, raddoppiamo, mi sposto sull'altra riga, attenzione, raddoppiamo, 11, 18, 13, raddoppiamo, 25, 22, presa, 2 euro, 13, 25, 22, benissimo. Me li segno, se no poi mi scordo. 13, 25, 22. Andiamo a fare 13, 25, 22. Prendiamo gli ultimi 6. Finiamo sta screenshot di questa pagina, tanto è più che sufficiente, mi pare. 13, 25, 22. Allora partiamo dal sest'ultimo. 30, 11, 18, 13, 25, 22 con cui avevamo vinto. Aggiungiamo il 30 e il 23. Poi il 25. Poi il 19. L'1, il 6, entriamo anche qua con, torniamo a una normalità di terzine, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tramite la combinazione 19, 1, 6, e partiamo. Mettiamoci qua, giustamente. Allora, i numeri in sequenza sono 10, 1, 27, 5, 33, raddoppiamo, 20, 27, 0, raddoppiamo, 20, 20, 10, mamma mia, raddoppiamo, 18, eccolo, 6,80 euro, ecco che già cominciamo a ragionare, tramite la combinazione 20, 20, 10, 18, 6,80 euro. Ah, ragazzi, comincia a diventare interessante, eh? Allora, prendiamo gli ultimi 6. Benissimo, dal 27, quindi era 27, 0, 20, 20, 10, 18, con cui abbiamo vinto. 9, 0, niente, non ci dice niente. Andiamo avanti. 7, 19, 23, 16, 2, entriamo. Ok, spostiamoci qua fino al 2, 16, 2, ci spostiamo qua, andiamo avanti. Allora, la combinazione è 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, subito. Vinto, 2 euro, mazza. Tramite la combinazione 16, 2, 35, prendo gli ultimi 3 per memorizzarli. Allora, 16, 2, dove sta? 30, eccoli qua, bello. Torniamo indietro di 6, partiamo dal 7, quindi è 7, 19... 23, 16, 2, 35. Ragazzi, controllate perché questa è la realtà. Poi andiamo avanti, quindi col 35 abbiamo vinto. 19, 18, 25. Entriamo. Andiamoci qua. 18, 25 è la nostra combinazione d'entrata. Ci mettiamo qua e andiamo avanti. Allora, è uscito un 4, non ci interessa. È uscito un 10, c'è interesse come? Eccolo qua, altra. Guardate un po' come si sta abbassando nel lungo periodo la media step, quello che vi dicevo. Abbiamo vinto 1,60 euro. Carichiamo? Ma carichiamo sì, facciamo pure cifra tonda. 28 euro. Abbiamo un incasso medio di 2 euro lavorando con due terzine da 20 centesimi. Questo è l'incasso medio a chiusura step, perché abbiamo avuto anche dei 3,60.
dei 6,80, ma poi medie buone, 2 euro, 1,60, 2 euro, 1,60, 1,20. Questa è roulette carpet. Mo, andate avanti voi, dai screenshot tanto ve l'avevo fatti, quindi ve li vedete con calma. Mi sono scocciato. Penso che può bastare per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Pensate se fra 40 eventi vi capita l'evento sfigato. Ma succede, no? Perché stare qui a dire come fanno alcuni, non mi permetto. Ah, invincibile, è impossibile perdere. Non esiste. Anche a livello matematico, in questi settori, la possibilità di non perdere. Esiste la possibilità di perdere. Ma perdere non la guerra. Perdere una battaglia. Che è differente. Noi la guerra non la possiamo perdere perché non la dobbiamo. Possiamo perdere occasionalmente qualche battaglia, quello sì, e fa parte delle normali profilassi tipiche di stringhe che possono uscire nella totale casualità, virgolettata. Chi mi segue sa che cosa intendo, che la casualità è virgolettata perché in realtà la casualità in quanto casualità non esiste, ma ci sono video che lo spiegano bene, vi do delle motivazioni più che logiche e non mi ci risoffermo sopra. Avete visto la capacità quindi di roulette karma? Pensate questa procedura associata in questo caso su una karma per 30, dove tutte quelle chiusure fosse capitato uno o due bonus. Parliamo anche di cifre interessanti, ma molto interessanti. Vedete, torniamo un attimo qua. C'è stato uno step, ad esempio il tredicesimo, no? O il dodicesimo. Ragazzi, qui state lavorando 1,60 a sestina. Vi capita un bonus. Vi capita che succede? Un 300. Allora, noi sappiamo che un 300 sono 480 euro. Mettiamo che a occhio 3, 6, 7, sono uscite 20 euro. Ok, l'investimento. State a 460. Fate 460 diviso 3 perché avete lavorato sulla terzina. Voi vi avete messo in tasca 150 euro. Ha un valore. E capita, perché capiterà. Dopo un mese, dopo 2 ore. Anche quello fa la differenza, anche se trovaste quindi una situazione un po' più antipatica, scusate, dove vi salta in quel caso una stringa dei 18 step e dove avete una perdita un po' più rilevante rispetto a una perdita minimale dei 50-80 che avete visto che poi insomma a recuperare non è che ci vuole chissà che cosa. È giusto perché la progressione è differente per chi vi paga 10 volte la posta e non 12 la terzina su una roulette per 30, ma è vero pure che appunto ci sono i bonus che fanno fondamentalmente da tamponatori, da reali tamponatori su una cassa a rischio. Non è il doppio, ma in realtà poco ci manca. Ora vi dicevo, ma come esce sta logica di sta roulette karma? Perché vorrei farvi capire questo aspetto. Prendete un attimino il rettangolo di dove puntate, dove stavo puntando prima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. 15 sta in alto. Il 15 però segue una logica di terzina antecedente su 14 e sul 13. Sulla terzina 14-13, che a sua volta la terzina di per sé, la 13 ad esempio, è corrispettiva a 11-12-13. 11-12-13. Ora, questa sequenza a cavallo, come negli scacchi, ha una sequenza rilevante all'interno del roulette karma, cioè lui mi va a leggere gli antecedenze. In questo caso, sia della terzina in quanto terzina antecedente, sia di una logica di numeri pregressi sulla linea. Queste combinazioni creano delle aree scoperte, che in realtà non sono le aree scoperte della terzina assente, l'abbiamo visto, sono aree scoperte di preminenza rispetto a tutte le altre aree. Quando lui trova due aree scoperte, e spesso per ovvi motivi potrebbero essere, come abbiamo visto, tranne in tre casi dove abbiamo visto che non era così, potrebbero essere associabili, lui cerca di associarle, chiaramente. Se non succede, vi darà due terzine, anche la prima e la dodicesima, prima avete visto che era 7, 8, 9, 21, 22, che ne so, sto dicendo, 22, 23, 24. Perché?
Proprio perché a questo punto è subentrato un fattore che è differente da quello che deve essere il concetto stesso dell'area libera, ma c'è tutto un lavoro dietro. Perché sono 18 step? Perché noi abbiamo una mediamente, una possibilità su 6, che deve essere coperta fondamentalmente a una potenza 3. Ok? Quindi alla terza fondamentalmente. Quindi dobbiamo lavorare in questo caso su una potenza 3, cioè sul 6x3 in questo caso, che fa 18. Diventa fondamentale. Perché dobbiamo creare comunque, oltre che a una capacità di presa ottima, e vedete come se noi avessimo preso, se noi adesso escludessimo tutti questi dati, no? Leviamo questi dati. Questi qua erano quelli della roulette simulata. Abbiamo una media del 7,43. Andiamo a vedere, togliendo questi dati, quelli che sono i dati della roulette se avessimo effettivamente investito su una live, come abbiamo fatto. Ok? Li cancello, cancella contenuto. Devo fare un giochino qua chiaramente, fare un attimino così e poi riportarli su all'inizio, perché lui mi legge dall'inizio. Ecco appunto, mo ho da sbagliato perché giustamente abbiamo combinato un casino. Vabbè, poi lo rimettiamo a posto, torniamo indietro. Via, facciamo finta di niente. Beh, va. Non tocchiamo, capito? Va. Che se no adesso dovrei prendere questo dato e spostarlo qua, questo dato e spostarlo qua. Ora, di per sé, noterete che se io tolgo questi primi 5 dati, comunque, la media step starà sotto il 6. Ma vediamolo un attimo, dai, facciamo un conto veloce. 16 più 3, 19, 21, 24, 27, 37, 49, 50, 52. Allora, segniamoci un attimino qua, dai, 52, tanto per... Poi c'è tra dei valori sballatissimi, vabbè. No, segniamoci uno. 52, ce lo segniamo qua, dai. È uscito un 52. Proseguiamo il caricamento, vabbè. Quanti erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9. 52 diviso 9, quanto fa? 5,77. Cosa vi ho dimostrato? Torno indietro. Cosa vi sto dimostrando? Che nella live lui ha una media di chiusura, in questo caso media del 5,77. Ma come? In teoria nel lungo periodo la media è del 6, se no un po' di più perché c'è lo 0. Vi sto dimostrando come in realtà lui ha una capacità di presa. Oh ragazzi, c'è stato un momento che ha fatto secondo evento, terzo evento, terzo evento, 20 medi normali, 10-12, primo evento, secondo evento. Questa è la capacità di presa enorme. Quando noi abbiamo nel lungo periodo una media step che è dal 6 a scendere, noi stiamo ottenendo di più di quello che è della casualità o dei ritardi in quanto tale. Ed è stata la dimostrazione del mio teorema, in questo caso, di lavorare non sui ritardi in quanto tali, ma sulle antecedenze di aree orizzontali e verticali prefissate. Ok? Dove ci sono poi dei vincoli, chiaramente anche sugli ultimi giri, ok, delle incognite che ragionano su X eventi, vengono i più vecchi riscartati, c'è tutto un lavoro dietro, se no non c'è stato quasi 20 giorni a lavorare su sto software. Questo è chiaro. Avete visto la funzionalità? Come richiederlo? Vabbè ragazzi, in descrizione, lo chiedete in sotto il video, qui adesso se vedete il video sotto c'è sta una riga e poi c'è scritto altro, cliccate su altro, c'è tutta la profilassi, la procedura. Ricordatevi sempre che dovete scaricare il software dal link che vi viene fornito con la vostra password personalizzata. Ci sarà una password per scaricare il software. Una volta che aprirete il software farete quello che avete visto io all'inizio del video. Avrete la vostra admin, quindi la vostra password fondamentalmente, e la vostra username chiaramente. Avrete quello che vi spetta. Dovete però collegarvi dal link direttamente dal PC. Non da telefonino, perché il software poi vi finisce nel telefonino, non lo potete spostare sul PC perché si impalla, il software riconosce il vostro PC, il software riconosce il vostro PC, non è che poi prendete il software e lo spostate da un'altra parte, non funziona così. Questi sono software e non sono moduli, erano dei moduli che sono stati sviluppati come software, se no non vediamo nelle password, è chiaro no? C'è professionalità, tanta, l'abbiamo creata, per tanti motivi, uno perché prima la gente se li rivendeva, insomma, se lo fa, non è neanche corretto, insomma, qui c'è gente che ci si ammazza su sti lavori, ok?
Spero che abbiate gradito Roulette Karma che mi fa morire. Avete visto che poi, boh, a parte due o tre casi che siamo arrivati qua giù, poi le attese comunque sono abbastanza relative. Tante volte siete entrati all'ottavo, al nono, al decimo, al quattordicesimo, cioè 5-6 giri a parte quelli caricati, insomma, cose normalissime. Un bacio, basta, non la faccio più.